Buongiorno, ragazze, siamo circondati da pacchi, un camion praticamente incenerito dalla pioggia chirale e non solo, un buon volume per interagire fra noi ed eccoci qui. Bentornati, welcome back, fellers. Allora, noi ci eravamo lasciati in uno stato completamente mezzano rispetto ai nostri piani più segreti, ma le cose erano andate piuttosto bene. Quindi, intanto saliamo sul veicolo, non diamo a lui un cassotto e godiamoci la bellezza di questa Bene, siamo in tempo. strana fly, perché 4000 mi piace, grazie. Abbiamo le nostre varie forme di enzimi come la mipiacina che fluiscono in noi, ma minchiate a parte, in realtà a me piace sempre tantissimo arrivare alla domenica e fare la live mattiniera, perché a parte il fatto che non è alle 6 del mattino, cioè non è quella pazza strategia per agguantare la giornata, però intanto guardate che bello. Guardate che bello stare qui. Io un po' mi sacrifico perché ho la finestra chiusa, sto al buio, le luci fredde elettroniche, digitali, per niente naturali, però ecco, elettroniche, le luci elettroniche, ragazzi. È comunque mattina, ma voglio sfruttare la lentezza e monotonia, diciamo, del meccanismo e il gameplay loop di Death Stranding per comunque stare il più possibile con voi. Quello è il piano e, visto che la strada comunque è rimasta incompleta, la cosplayer si può raggiungere in modo molto meno caotico di come lo stavamo facendo, grazie al fatto che il nostro bellissimo M-Link ci sta permettendo di sapere il nostro precedente passaggio. Come state? Allora, stiamo attenti a non incastrare. Allora, io ormai. Ah, wow! Ci sono pacchi persi, ma certo che li recuperiamo i loro possessori originali. Tanto abbiamo il cappuccio salvifico. Potremmo essere avidi e usare i loro metalli per i nostri fini? Certo, lo saremo, assolutamente. Molto bene. Interagite liberamente fra voi, ragazzi. Io sono qui per stare a cercare di completare il nostro piano, ormai non troppo lontani dal salvo i combattimenti, perché siamo tutti ben consapevoli di quello che comporta, insomma, salvo i combattimenti, di mettere la difficoltà molto difficile. Cominciare quindi a far fluire quei Legends of Legends of Legends. Vediamo un po' se abbiamo beccato qualcosa di importante come scorciatoia rispetto a quella che avevamo usato noi la scorsa volta. Quindi Owen. William Lake, d'accordo. Allora, noi dobbiamo prendere tutto quello che ci può essere utile. E allora, le leghe speciali, il gioco da tavolo, ceramiche, fucile lenza, sparabo. Allora, facciamo così. Guardate, ragazzi. Ok, Owen. Allora, scarichiamo tutta sta roba qua. Seguitemi in questo. Il fucile, lenza prototipo, qua sopra. Ci prendiamo il. Ecco qua. I solventi. Sulla schiena. E c'era anche un'altra cosa per la nostra ragazza, no?
e il suo esilarante compagno. Era. Ecco, ok, solventi speciali. Dite che non ci sta sulla nostra. Ah no, no, ok, non l'avevo ancora. Mi sono rincoglionito. C'era un altro oggetto per il. Per lei, sono sicuro. L'ho visto. Mi sono sbagliato. Abbiamo soltanto i solventi per la Lady cosplayer. Io un giorno. Allora. Considerate questo, io ho intenzione, lo so, che ed è una cosa che a me dietro le quinte emoziona in maniera folle, folle, veramente forte, però sono comunque consapevole, grazie a quello che mi mostrate, comunque del vostro interesse nei confronti di quello che penso appunto di Next Gen, le varie conferenze e così via. Ne ho parlato in qualche invito. Sì, so, lo so che l'ho sulla schiena, ma. Mi era flashato che ci fosse un altro oggetto per la nostra cosplayer. Quello che volevo dirvi, di più importante, è che sto chiacchierando qua e là della Next Gen. Con multiplayer ho fatto qualche rant, diciamo, di comunicazione verso appunto la comunicazione che sta arrivando a noi consumatori. Ma in generale, lo sapete come sono fatto e arriverà. Ho intenzione di fare una mega effigie su tutto quanto. Però sarà più o meno a ridosso delle release. Ordini. Ah no, ok, tutto. Oh, ok, non spacchiamo i solventi. Non spacchiamo i solventi che sono la consegna fragile, ok? Un donatore anonimo ha donato delle sub. Grazie, grazie di cuore, Anonymous Donator. Gentilissimo e meraviglioso. Ringraziatelo anche voi, è un dono che arriva a me attraverso voi. E intanto benvenuti anche a tutti gli altri che prometto di festeggiare appena scopro se ho un futuro. Ok, bisogna ringraziare Manolo per questo. E certamente non dovreste neanche chiedervelo. Sì, Demon's Souls Remake è una di quelle cose che farà un pochino respirare Sabakuno Kureya. E ho la playlist perfetta, tra l'altro. Se sapete come sono fatto con le nomenclature, non vi stupirà sapere come funzionerà Demon's Souls Remake su Kureya. Allora, avrete visto che su Pureia, quando arriva un sequel di qualcosa che ha avuto una riscoperta, o comunque uno spirito dei Souls e così via, quello che accade è che la serie in realtà, contro ogni regola di YouTube, la faccio proseguire. Per esempio, lo spirito dei Souls 3 era su Nioh e lo spirito dei Souls 3 è stato anche su Nioh 2, senza fare ricominciare gli episodi da 1, senza fare flashy stuff che cambia la playlist e così via. Mi piace moltissimo la continuity, la bellezza ordinata, insomma, dei contenuti e così via. Tuttavia, non posso prendere lo spirito della riscoperta, che è stato tanto tempo fa su Demon's Souls, alla nascita di Pureia e dei miei esperimenti per potervi portare quello che era un po' richiesto da quello che era inizialmente solo Sabakuno Maiko come canale principale, e fare continuare gli episodi perché è finito Demon's Souls e Demon's Souls Remake non è un sequel, e comunque i remake sono il nucleo assoluto
degli spiriti della riscoperta, no? Spesso e volentieri. Oltre a essere il provare qualcosa che diventa completamente nuovo in base alla memoria, che però in realtà adesso è stato facilmente, finalmente, grazie a Dio, inglobato nel backlog di quello che sono le live di Sutoriba. È quello che ho sempre desiderato ed era il motivo per cui era nato lo spirito della riscoperta, che adesso finalmente può prendersi i remake, le remaster e così via. E qualcuno che mi segue da tempo saprà riconoscere di nuovo la logica, diciamo, creativa e un pochino di di, non dico il termine giusto che ho in mente, no, è sbagliato, quindi utilizzerò di nuovo continuity e di logica, che sarà prendere ciò che è successo con i New Game Plus delle anime della scoperta. Demon's Souls Remake avrà l'anima della riscoperta Plus. No? Perfetto. Allora, consegniamo il carico smarrito. Sì. Era questo quello che grazie di cuore, Sam. Sei avevo visto prima. Tu e sei davvero in realtà un corriere da sogno. Ecco cosa mi sei. Dispiace di aver lasciato i metalli. Oh no, non ho capito. Non ho. Ho lasciato i metalli qui e non al posto giusto. Mi dispiace per loro. Cominciamo. Guardate quanti livelli di Bridge Link. Beh, Sam, ogni volta che parliamo della rete chirale, lui dice: ci sto, Uka, tutta la vita! Che poi è esattamente quello che penso io. Possiamo ufficializzare? Io ufficializzerei, ma spero che non mi blocchi le stelline prima di leggere una vostra mail, perché altrimenti vi gonfio. Vi gonfio. E no, Sabaku no Kureya non è streaming. È uno dei contenuti principali, diciamo. Cioè, è il secondo canale. Però, no, non è più il canale secondario. Quindi ovviamente non c'è chat a schermo. Allora, quindi, oh, questa è fantastica. Finalmente ci alleggerirà molto. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. L'importante è che io non debba leggere nulla di vostro per avere un vantaggio dal darvi 130 kg di roba. Sono così felice di vederti. Se ci pensi, Notkeep fluisce come un fiume, come un ruscello naturale in montagna. Mi aspettavo qualche graffio, oh, ma a quanto pare mi sbagliavo di grosso. Eh sì! Io sono il grande messo! Ok. Borsa per granate grande. Vittoria assoluta. Qui i piani, ragazzi, i piani stanno ben riuscendo. Apprezzo il tuo aiuto, Sam. Pensate a quello che abbiamo fatto la volta scorsa e quanto abbiamo già ottenuto adesso. Se lei avesse, tutto a caso, qualcosina esatto per il collezionista, vi odio tutti. Però c'è il centro logistico a South Knot City e lui ci serve. Lui ci serve. Quindi prenderemo lo studio dell'artista dell'artista chirale. Sta bene dove sta? Anche se ricordiamoci sempre la preziosità assoluta dei suoi stivali. E direi che non ci interessa nulla per ora. Per ora. Ok, porta sulla schiena. E sapete, ho seri dubbi sul riuscire prima di andare a South Knot. Bentornato Shooter Undead, 10 mesi. Grazie, io non credo che riusciremo a completare il collezionista prima di andare a South Knot, perché mi sono davvero grato di essere passato, sai? Sei una vera leggenda, sei il numero uno. Oh, perché non abbiamo pacchi per il collezionista, non troviamo ordini per il collezionista e non ho visto frequenti pacchi perduti del collezionista.
Non c'è una corda da recuperare qui. Oh no, qualcuno ha usato la mia corda ma non l'ha... Qualcuno ha usato la mia corda ma... Non me l'ha lasciata giù! Guardate quanto siamo leggeri e sgargiulli senza quel peso. Sto per rompermi tutte le ossa? Con il pacco premium? Guardate cosa mi tocca fare. Guardate cosa mi tocca fare. Sam? Ascoltami, Sam, Sam. Sam, sangue di freddo, sangue, sangue freddo, Sam. Sangue freddo, Sam. Ce la puoi fare, sei il tuo campione. Sei un campione. Mi fido di te, Sam. Ok. Perfetto, sei arrivato dove... Dov'è il mio trofeo? Dov'è il mio trofeo? Che sono riuscito a risolvere la maleducazione altrui? Dai, su, forza, Sam. Perfetto. Avrei dovuto, Paul, è vero. Avrei risolto il problema per gli altri. Cioè, sono riuscito a risolvere il problema a me stesso, ma non ho rilanciato la corda agli altri giocatori. Hai ragione. Sì, Sam, ora capisco perché gli altri l'hanno lasciata su. Sam, per favore, lascia la corda dietro. Grazie. Ok, allora dobbiamo abbandonare questo veicolo il prima possibile. Quindi per ora andiamo subito a Lake Knot City, abbiamo un pezzo di trama e vediamo se abbiamo degli ordini per il collezionista, senza in realtà essere testoni e rischiare di perdere tutto per poi fare la strada inversa a South Lake verso Lake Knot, perché noi abbiamo un ordine per South Knot, giusto? Sì. Perché la mia idea a questo punto è questa. Andiamo a South Knot. Facciamo l'inciuccio che vogliono loro. Torniamo verso Lake Knot con la riappropriazione di fucili Lenza, passando per il collezionista e ottenendo quello che ci serve. Che ne pensate? In questo modo avremo anche il centro logistico che potrebbe sbloccarci finalmente, appunto, i carri finali e via. Allora, statemi dietro, eh. Così abbiamo anche quel pizzico di trama che fa piacere. Oh, ma che meraviglia! Wow. Non abbiamo abbastanza metallo. Ma... Ah no, forse sì, abbiamo... Abbiamo un sacco di metallo qui. Vediamo un po'. Non la ceramica però. Sì, abbiamo 300 di ceramica. Vediamo un po'. Cosa abbiamo qui? Eh sì, non abbastanza ceramica. Però... quasi tutto il necessario per il resto. Perfetto. Questa è una parte di strada importantissima perché ci permette di superare il canyon. Grazie dei like, Bridges. Molto bene. Allora, it's time. Guarda se c'è qualcosa dentro al box. V881 ci dice qualcosa di molto strategico, molto logico e ben gradito.
visto tra l'altro il livello, che è interessante perché a me i boss della posta nell'endgame hanno portato a una consapevolezza estremamente completa di quello che si poteva fare attraverso di essi. Death Stranding è qualcosa che veramente si accende una volta che entri nella sua ottica. Allora, armadito condiviso, dona, non donare nulla, io voglio rubare tutto. Non è vero, non sono assolutamente così avido, anzi ho già fatto dei bei doni, ma abbiamo delle resine e una sacca di sangue, non ci interessa. Ho qualcosa effettivamente di buono per loro? Sì, le leghe speciali, lo faccio volentieri. Gli dono loro leghe speciali. Ok. Buongiorno a tutti, ragazzi. Niente male alla durevolezza del Tyraleon, eh? Arriveremo anche a questo. Sto cercando di fare la cosa migliore per farla. Utilizzeremo questo passaggio. Perfetto. E ora, forza! Forza! Carica questa pompa pazza! Forza! Vai, vai! Vai! Benzina! Vai, sì! Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccoci qua. Qui abbiamo qualche ambientazione civile. Quello che ne rimane. Allora, per prima cosa, c'è nessuno? La strada qui. Diciamo che la strada qui un po' spegne il modo in cui si arriva dal South Lake, no? Però ci impedisce, o meglio, ci risparmia certi problemi. Cosplayer, stazione meteo. Anziano, poverino. Metalli, leghe speciali, cosplayer, cronofattoria. C'è molto per la cosplayer, c'è veramente un sacco di roba per la cosplayer. E è talmente tanto che mi sembra sciocco non prenderlo. Potrebbe essere l'ultima stella. Guardando su YouTube avrà visto un cambio di veicolo e una sorpresa inaspettata, perché su questo camion ora abbiamo anche dei pacchi per il nostro collezionista. Abbiamo risolto un problema, siamo a regime, consegniamo le cose a South Lake Knot e poi facciamo la strada a ritroso per compiere la nostra vendetta completista. Però guardate che pulizia, che ordine, che luce, intezza. Ok, facciamoci dire mille grazie, visto che abbiamo portato qua 500 tonnellate di emergenza, di emergency stuff. E facciamo attenzione allo scoprire se ci offrono qualcosa per tornare su. Prima ovviamente di plausibilmente trama. Yes. Sai quanto abbiamo aspettato questo momento? C'è un sacco di gente ferita. Meglio iniziare con chi ha più bisogno. Vista la quantità, ce ne dovrebbe essere per tutti. Fantastico. Te ne siamo grati. Meraviglioso, dai. Grazie. Ok, giustamente il primo impatto in queste basi è importantissimo. C'è livello 197. Pensare che si livella un sacco durante la trama, ma poi le cose importanti arrivano dal 320 in poi. Ok, perfetto. Quindi è vero che la rete chirale sta finalmente diventando realtà? Non riesco a crederci. Davvero? Mi sembra quasi un sogno. Se non è un sogno, allora sì, vogliamo davvero farne parte.
Sentiamo. Stelline. Stellina bella. Non ci facciamo un tubo con queste armi. Ce le diamo in faccia le armi letali. Non saremmo potuti sopravvivere senza aiuto da fuori. La rete chirale farebbe la differenza. Renderebbe le riparazioni più gestibili. Ci aiuterebbe. O meglio, armi chirali di livello basso senza potergli applicare sangue. Quando abbiamo perso a Middle North City, era come se la violenza non finisse mai. Mi svegliavo ogni giorno pensando che potesse essere l'ultimo. E invece, eccoci qui. Per grazia di... Beh, insomma, diciamo che non credo nei miracoli o nella fortuna. Proprio no. Credo nelle persone. E sono state delle persone a salvarci. Come hai fatto tu oggi. Ora tocca a noi raccogliere i pezzi e fare lo stesso per gli altri. Io... Scusami. Devo farlo avere a tutti. Te ne siamo davvero grati. Oh. Bravo, Sam. Farò in modo che le tue provviste siano pronte. È superfluo ricordarti di stare attento quando li vieni a prendere. Visto l'ultima volta cosa è successo. Pistola, fucile d'assalto, granata e sacca di sangue. Allora, queste le scarichiamo, eh. La sacca di sangue la metti nella borsina multifunzione. Grazie. Grazie, Sam. Hai salvato South Not City e ci hai avvicinato ancora di più. Siamo a metà strada, a metà del processo di riunificazione. Ascolta, c'è una cosa che ti devo dire. Sam, il collegamento di Amelie è saltato. Usiamo il vecchio sistema per le sue chiamate. Sarà un problema di linea. Me ne occupo io. Speriamo non sia nulla di serio. Sam, sto rilevando un picco chirale. Proprio dalle tue parti. I valori sono fuori scala. Spiegherebbe l'interruzione del servizio. Ah. Qualunque cosa sia, le Not City potrebbero essere in pericolo. Vai a controllare la zona. Giusto. Giusto, le armi. Da una parte qui cercano disperatamente e in tutti i modi di far sembrare che Die Hardman sia sporco, antagonista, viscido, no? Allora, armadietto privato. Ora, qui abbiamo i pacchi per Lake Knot, materiali sparsi e basta, è tutto per Lake Knot. Mi pare che io ora, se ricordi bene, se ricordo bene, non posso uscire, giusto? Perché se esco, arriva il disastro. Rigattiere, artista chirale. Centro logistico. Quindi abbiamo un po' di cose da prendere. 204 kg. Qui potrò farvi vedere la chicca! D'accordo, d'accordo, lo farò, lo farò. Ma non prima di capire qual è il nostro destino. Quindi facciamo una cosa. Vediamo un po'. Sparabolos e biancherie varie. Stanno dove bene ne stanno. Ecco qua. Armadietto privato. CCP. Armadietto privato. Stivali da Bridges, granata tematica, radiobomba stordetta, sacche di sangue, stivali chirali, fucile d'assalto, lo mettiamo sulla rastrelliera. Sì, sì, posso depositare il mezzo, ma non è il mio obiettivo adesso, voglio proprio andare sparato. E fabbricare attrezzatura, fucile d'assalto, facciamo... Altri due? Così, giusto per stare senza pensieri? Riposiamo un momentito, così abbiamo qualche letterina da leggere. Ci ricarichiamo un po' di stamina, sapete, no? Quelle cose utili per una passeggiata a vedere se piove. Niente di troppo
Teso? Lo sapevo. Allora, il comico errante. Perfetto. Centinaia di milioni di anni fa. C'era un unico continente. E sai cos'è questa? La luna. Presto ti farò vedere quella vera. Te lo prometto. Sarà a tua disposizione. Potrai andare ovunque tu vorrai. Anche sulla luna. Non sarebbe stato perfetto se la spiaggia di Sam fosse stata la luna? Abbiamo uno dei picchi di Death Stranding, godiamocelo. E parliamone dopo, ovviamente. Lo so, Prove, però a livello estetico... Questa scena è incredibile. Una delle cose più belle di tutti gli altri a dir poco. Fantastico. Però viceversa c'è un altro dettaglio che non mi fa impazzire.
livello artistico, estetico, compositivo, registico, sonoro, è fotografico, è meraviglioso, è una scena di una bellezza incredibile. Continuo a non pensare che sia però concreto quello che accade qui, perché continua a sfuggirmi la correlazione spirituale, logica, narrativa, estetica dell'occhio sinistro. Quest'occhio sinistro, questo ricorrente occhio sinistro che non ha nessun ruolo nella storia e non credo nella cultura egiziana o giapponese. Questo è qualcosa di cui vorrei poi leggere un approfondimento di qualcuno che sa di quello che parla, perché questo occhio sinistro sembra solo una figata messa lì, perché figo non è la forma di esposizione che a me piace, perché in un gioco e in una storia così misteriosa, complessa, stratificata e appunto originale, è complicato mettersi a aggiungere paralleli solo estetici perché fa figo. È troppo, confondi le idee. Quindi l'occhio sinistro non mi sovviene. E poi abbiamo, non è soltanto il catrame come lacrime, perché anche la bambola apre l'occhio sinistro. È un costante, credo fosse l'occhio. No, forse era girata, forse era l'occhio. Da che parte era la bambola? Era l'occhio sinistro o l'occhio destro? Comunque, credo il sinistro, perché in realtà in molte altre scene è sempre il sinistro, quindi non vorrei adesso fare gaff, però capitemi, capite il mio dubbio. Era l'occhio destro, quindi, però era l'occhio sinistro di... Era l'occhio, ok, quindi era girata, ok. Quindi, in quella scena la bambola era il destro, quello di Cliff era il sinistro. Ok, quindi io ho capito la veglia, la consapevolezza, la presa di senno, cioè, perfetto, però ne riparleremo nelle prossime volte. Quello che invece è più concreto, meno lacunoso, però forse un po' troppo simbolico e che mette le cose su un piano molto confuso, è la croce sul petto, la cicatrice, cioè sul ventre, è la cicatrice. La cicatrice... Che cos'è? Un collegamento spirituale per il motivo attraverso il quale si è legato a Sam? Per questo ha la cicatrice? Perché lui non ha alcun motivo di avere una cicatrice. Nell'addome, esatto, sì, nel ventre. L'occhio sinistro potrebbe essere legato ad una visione notturna e quello destro a quello diurna. L'immagine dell'occhio, in virtù della sua importanza quale organo di senso, assume un carattere simbolico rilevante nella storia. Nella Bibbia l'occhio esprime l'orientamento spirituale della persona, ma non credo che ci sia molto cristianesimo nel mondo di Death Stranding. Può essere però. La cicatrice non è stata provocata unendo i soldati? Prima, all'inizio della scena, sembra che non ce l'avesse. È probabile che sia stata incendiata dal collegamento con l'aldilà, ma allo stesso tempo, se proprio volevi far sì che il segno di controllo della non morte, o comunque di questi spiriti, di questi esseri della spiaggia, della guerra, siano causa della cicatrice... Vero, Princeton? Anche, è vero. Cioè, se la cicatrice è causata dal suo risveglio e il collegamento con i suoi soldati, fammela di forma diversa rispetto a quella di Sam. Fammela di forma diversa. Non mettermi la stessa cosa. Perché confondi le idee e vi assicuro, nulla della Metal Gear Saga è mai stato così, neanche un istante. Quindi, non lo so. Mi cozza... con un po' di cose. C'è molto romanticismo, ma meno praticità. Mi va bene, ma serve un po' di equilibrio. O in alcune cose l'una o l'altra. Ma che... Guardate. Che cazzo?
Che poi Death Stranding è molto concreto in tante cose, eh? Quindi c'è un po' dell'uno e dell'altro, però... Deve pure esserci uscita. Avete visto, è vero, a 60 fps è incredibile questa scena. Memorizzate questa scena, ne parleremo a breve. Sì, è l'occhio destro per le bambole che vibra qui. Tutte le bambole. Ok. Ok, ok. Tutto questo è estremamente importante da memorizzare per una discussione che faremo nella seconda volta che affronteremo lui. Questo è Mads Mikkelsen porn, perché fondamentalmente anche dietro le quinte Kojima ha detto che inizialmente il personaggio non fumava, poi però ha detto perché no, è troppo figo quando lo fa. Beh, a livello scenico emotivo è veramente tutto eccezionale. Tu guarda The Phantom Pain. Quanto Death Stranding c'è in The Phantom Pain, eh? E chissà perché. Chissà perché ce n'è così tanto. Baby. E chi è questo stronzo? Stupendo. Non lo ricordo. Ricorda. Ricorda. Apri il
Batteli fuori. Punto di raduno. Poi qui ovviamente da speedrun si può salire fuori dalla trincea e fare un casino. E infatti è molto difficile, sono sicuro che serve un caricatore intero per ammazzarlo questo. No, ovvio, sicuro. Altro che non mi stupisce. Sta cosa. Oh my God. Baby. Servono rinforzi. La granata non è ovviamente necessaria. Via, via. Lui è ovviamente incastrato per ora completamente in modo inconsapevole. Bibi. In un mondo di guerra, di ricordo, di trincea, eco, di dolore e prigionia, in qualche modo di un labirinto, no? Ci sono diverse interpretazioni di una cosa del genere. Io non ricordo. Appunto, non ricordo. Bibi. Che succede?
sei? Prendi in giro. Scusa, volevo solo provare a fare. Cioè, volevo provare. Ne è valsa la pena, dai. Ne è valsa la pena. È il momento di sbagliare arma. Ma infatti gli scontri sono già troppo lunghi così, figuriamoci a molto difficile. Sam, mi ricevi? Sì. Tutto a posto? Dove mi trovo? Puoi ripetere? Che mi è successo? Appena sei uscito dal centro logistico, la tempesta si è placata, di colpo. Anche la densità chirale è calata di colpo. Mi sono ritrovato nella tempesta e in una zona di guerra. Forse era un sogno, Sam. Il blackout è durato un secondo. No, è durato molto più a lungo. C'era questo soldato. Voleva portarmi via il BB. Se lo dici tu. Il BB può confermarlo. Sam, non è passato un minuto dall'ultima comunicazione. No, non è possibile. Sono rimasto lì per ore, mi è sembrato. Forse dovresti riposare un po'. Ah, perché viviamo in un mondo perfettamente normale, giusto, mamma? Purtroppo non posso venirti incontro. Sì, lo so. Tua figlia, vero? Sta attento, Sam. Non vedo l'ora che tu arrivi. È da un pezzo che non vedo qualcuno. Hmm.
una supplica disperata per una seconda pizza. Accettate. Benvenuto. Sam, vai al laboratorio di mamma. Mamma lavorava nel reparto RS del Covid. Tuttavia, fin da subito, nutrì dei dubbi sui suoi effetti a lungo termine. Sosteneva che i Covid fossero imperfetti. Il che potrebbe spiegare lo strano fenomeno che hai riscontrato e il picco di densità chirale. Dovresti farle visita. Vedi cosa da dire al riguardo. No, no. Ora dobbiamo far visita ad altri posti per spostarci verso la fase finale del piano che completeremo presto. Visto che adesso è quasi quotidiano Death Stranding, vedrete che le cose andranno molto più fluide. Potremo discuterne anche meglio. Facciamoci una doccia però. Che dite, eh? Visto che siamo coperti di sangue, narrativamente non viene discusso perché potresti farla no damage. Capite cosa intendo? Non è una cosa che mi fa impazzire. Ok. Santo cielo, ragazzi, che spettacolo. Mi piace ricevuti da Peter Englert. 11. Ok, Andrea, vedremo, però cerchiamo di notare cosa succede, ma soltanto in mezzo alle migliaia di righe di testo del gioco ci fosse un dialogo riguardo, una mail a riguardo, un codex a riguardo, sarei stato molto piacevolmente colpito dalla cosa, ma se mi metti... No. Ok, allora... Allora, state a vedere. Armadietto privato. Ma vai, sì, ci frega. Ok, ok. Carica sul veicolo. Ora vi faccio vedere una chicca. Accetta ordini per sé. Urgente della pizza. Spero di poterla. No, devo prenderla da qui, Voglio mostrarvi. 1000 chili. 1000 chili. Bestia. 1000 chili. Ah, voglio mostrarvi intanto cronofattoria. Consegna premium. Vi faccio vedere un percorso particolare. Cosplayer. Sì. Mille chili, non ho spazio per 1000 chili. Questa cosa potremmo farla assolutamente anche a difficoltà molto difficile, Allora, scusate il silenzio, ma andiamo, vi faccio vedere come ti prende il massimo punteggio anche tripla L su questa. Mm.
Io dovrei far parlare qualcuno nei confronti, cioè, di quel pacco lì. Esatto. Si va qui! Tan 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 tan. Nessuna strada, nessun compromesso! Ehi, le posso fare anch'io le triple L, semplicemente voglio farlo solo quando avrò ottenuto i miei strumenti speciali. L'ho promesso ai ragazzi, ho un design in mente. E ora ragazzi, senza alcun tipo di compromesso. Giù! Si va! Vai, forza! Forza, dai! Dai che ce la fai! Vai così! Vai così! Ci sei, Sam! Let's go! Vai! Ok, e ora... Poveri muli. Non dimenticare, Sam. Quando hai con te armi letali, è fondamentale che sappia quando colpire e quando no. Naturalmente, uccidere è fuori discussione. I cadaveri diventano CA, che possono causare altre voragini. Se uccidi qualcuno, non metti in pericolo solo te stesso, ma anche tantissime altre vite umane. Fatto presto? Tac. Dovreste essere sconvolti. Da parte tua tornare a trovarci. Dovreste venire di un infarto. Sei arrivato qui in un baleno. Proprio così. Accidenti. Meglio della teleferica, voglia. E questo sarebbe stato ovviamente Legends of Legends of Legends. Semplicemente io sono testone e però abbiamo sono qui non a caso. Abbiamo aggiunto una nuova funzione all'Odradec, un rilevatore di umani. Così puoi sapere se c'è un mulo pronto a farti la festa dietro a un angolo. Però avete visto? Può essere sempre a quanto c'è di ramificazione di unlockable, no? Ora abbiamo fatto questo. Grazie. Perfetto. Bene. Grazie. C'è qualcosa che volete darmi, ma non me ne potrebbe fregare di meno. Quindi, armadietto privato, grazie. Abbi cura di te. Già. Vediamo se avete qualcosa che mi può interessare. Bene fatto. No, no. Pasticcio, eh? Allora, facciamo così. Per ora prendiamo questo. Ignoriamo i 1000 kg, non è assolutamente il momento o il caso. Carichiamo questo su. Perfetto. Anzi, quasi quasi direi che può andar bene anche prendere la birra per Lake Knot, perché dobbiamo andarci.
Fico Bad Sephiroth. Ehi, sono stato molto... Io l'ho fatta molto safe. Molto safe. Perché non si sa mai. E non ho fatto così spesso quel trucchetto. Allora, ora dobbiamo andare verso Lake North. E sarà fondamentalmente il nostro saluto odierno. Perché abbiamo sbloccato X cose. Ci serve solo un generatore. E ora siamo in procinto perfetto di avere, sempre più vicina alla difficoltà molto difficile. Il dubbio mio è: vogliamo aspettare per la difficoltà molto difficile l'esoscheletro multiterreno? Potremmo mettere molto difficile prima e cambiare difficoltà quando ci interessa essere più efficaci contro combattimenti e così via. Scusate, stavo guardando la chat, bastava che non utilizzassi il turbo fino a quel punto. Scusa, stavo guardando la batteria. Scusa, stavo pensando alla montagna io. Stavo tra i monti, Stavo tra i monti. Avvio stazione. Canzone di libri. Allora. ero su un altro universo. Infatti, alziamo e abbassiamo quando ci interessa. Estremo ritardo, arriva la mia tisana. Potrei essermi alzato un po' tardi. All'ora di pranzo, grazie. Sì, potrei essermi alzato la giornata più tardi. Evviva! Grazie, calda. Bellissima. Quanto è buono godere di una tisana, ragazzi. In questi momenti è fantastico, perché è vero che fa caldo fuori, però la tisana è proprio speciale. Almeno per me, mi piace un sacco la tisana. Allora, esatto, la Santa Donna mi ha portato qualcosa. Allora, e nel mentre i nostri mi piace aumentano, Timefall Porter. Nope. Timefall Porter. La stazione meteo si turbo attacca. Perché la stazione meteo è fondamentalmente una delle scomodità più atroci di consegne. Non è il centro eolico, ma insomma la strada è quella. Ok. Pronti a partire. Perfetto. E ora, se avessi il cruise control, che non ho nella vita reale ovviamente, sarebbe bellissimo perché potrei bere mentre guido, specialmente sull'autostrada. E ora andiamo verso il generatore senza impazzire. Allora, c'era un pacco per qualcuno che ci interessa, eh? Ceramica, granate matica. Poverino,
di un ragazzo che l'ha persa. Collezionista! Collezionista! Perfetto. Dobbiamo andare dalla... Dobbiamo andare dalla cosplayer, vero? Yes. In realtà, ricordiamoci che devo investire nel fare le autostrade, ma non ora. Cronofattoria, sta bene questa. Player è laggiù. Noi non siamo lontani dal liberarci verso una certa verticalità della trama, perché al di là dell'esoscheletro multiterreno e di quello che può essere ottenere appunto l'equipaggiamento più forte di AI di Higgs, noi abbiamo quasi fatto tutto il completismo necessario per quello che è l'obiettivo di essere efficaci, efficienti e hardcore gamer, perché molto molto quello che si sblocca è flair, gusto, estetica, eccetera eccetera eccetera, ma qui stiamo ottenendo le cose toste per i bimbi grandi. Stavo per vomitare, ma questa è la dai, è la cascata. Che cazzo fai? Scusa, sto cercando di non incastrarmi in una trappola mortale. Perché, esatto, c'è il ponte laggiù. C'è il ponte laggiù. Non dobbiamo rischiare, perché è molto facile essere attratti dalla cascata e fare una finaccia. Vai, vai Sam! Zompalo! Sapete benissimo che ne è valsa la pena. E che è grazie a questi ponti che faremo il nostro dovere. Ponti di livello 3, tra l'altro. Che meraviglia. Oh, che bello Death Stranding. La volta che vedi il ponte di qualcuno alla tua prima run, ti batte il cuore come poco. Ora stavo pianificando il come gestire la... il come gestire la... l'autostrada. Fantastico. Fantastico. Non ci arriva, vero? Ti odio. Ti odio. È vero, Michele, che di solito i pacchi appaiono con un'animazione più spazio-temporale. Prima ce lo siamo persi dopo il taglio. Ma...
Potremmo fare il livello 3. Forza, non mollare. Mamma mia. E queste mie strategie da endgame non dovrei farvele vedere ancora. Non devo ancora mostrare il best porter. No? Okay. Prego! Preghissimo! Okay. Ma le nostre LLL. E niente, qui è un cacchio, non ce ne frega nulla. No, in realtà sì. Questo ci interessa. Grazie. Quello che però a me interesserebbe ancora di più è sapere quanta ceramica posso rubarvi senza rompermi la schiena. Quanta roba! Ordine assegnato. Ma quanta c'è? Vediamo. Vi ho lasciato a secco, eh? Andiamo. Andiamo su. Andiamo a potenziare. Forza, forza! Per il bene della comunità, degli Strand! E ancora devo forgiare con voi! Sì, Edo, siamo verso la fine. Stiamo verso la fine, è vero. Siamo verso la fine. Però intanto posso bermi una tisana. Perché conosco il terreno e so dove posso lasciare le mani. Pure le mie leghe speciali, ragazzo. Questo nickname giapponese sta per ottenere tantissimi doni da me. Oltre a un sacco di cristalli pirali dati da diversi giocatori affinché non si deteriori. C'è molto amore in questo. Ecco qua. E ora... Io! Dai, dai. Arriveremo al livello massimo. Assolutamente. Sappiate che se la cosa vi intriga e vi piace l'idea di creare contatti strand e sviluppare seriamente quello che ci aspetta nell'endgame, magari anche di queste dirette, io costruirò davvero seriamente la mia partita su PC. Se volete che io faccia sul serio, farò sul serio. Sapete che tipo di giocatore sono. Verso nord. Ma è
è sceso su PC e ancora non possiamo metterci la radio in macchina, eh? Ecco Gina Productions. Non c'è un po' di ceramica? Tanto non c'è là dentro, lo sappiamo. Metterò nel silos il pacco per il rigattiere, si attaccano, sono offeso. Sono offesissimo. Offeso sì, ma suicidato. Aspettate, io so come vanno a finire queste cose. Non bene. Queste cose non vanno mai a finire bene. E io non abbandonerò il mio carico. Quindi adesso tu fai retromarcia, ragazzo. Perché lo so che non lo supereresti. Esatto, fai così e prendiamo la strada un po' più larga, ok? C'è una strada un po' più larga, sì. Eccoci qua. Come i bimbi grandi che pianificano le cose senza impulsività. Ok, allora, riusciremo a ottenere l'ultimo potenziamento del centro logistico? Ce lo meritiamo, no? Ah! Fare qui con un po' di design, strutture precise nostro della Covenant. Oh, il matrimonio fa schifo, poverino, stanno arrivando i disastri, o no? Oh no, stanno arrivando i disastri. Ok. Tutto bene, sì. Sei serio? Tanto. No, ci vuole un calcio in culo. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile.
Accedi al terminale delle. Cioè, il tuo ringraziamento è questo? Davvero? Complimenti. Devi dirmi qualcosa? Devi parlarmi? Dov'è il mio veicolo? Owen, non mi interessa di te. Maledetto. Vabbè, userò il lavoro degli altri per ora. Ci eravamo anche messi il cappellino, gli occhiali, tutto per essere efficaci. Questa l'abbiamo già vista. Così, Lisa, non fare la timida. Sì. Allora, quindi, posso portarti uno spezzaluci? Ingegnere, anziano, poverino. Artigiano, cronofattoria, rigattiere, artista chirale, stazione meteo. South Knot City. Ok, South Knot lo prendiamo, perché siamo magnanimi. Ho capito, 360 kg. Ci sta sul camion. Figurati. L'abbiamo preso apposta, è oltre le nostre possibilità come tecnologia. Vai, carica sul veicolo. Allora mandiamo all'anziano un po' di medicine. E la prossima volta, che è domani, domani faremo la pizza. Però... Sì, devo fare... Accetta ordini col robot per l'anziano. Ecco qua. Così non ci muore. Spietatamente pragmatici. Molto bene. Let's go. Ora dobbiamo fare una scappatoia dal collezionista. Forza, forza, hop hop! Ah, questo ponte sfigato ci serve però, dobbiamo potenziarlo. È il nostro dovere piacere. Tranquilli signori, fate con calma. Eccoci qui. C'è ancora la mia scala suprema? Oh sì che c'è. No ragazzi, non voglio giocare con voi. Smettetela. Abbiamo di meglio da fare. Abbiamo di meglio da fare. Non ho armi. Devo veramente menarvi uno a uno. Stanno arrivando con... quanti siete? Oh! Wow, 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 wow! Ok, ok, Lake Knot! Lake Knot! No, 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 no! E che è, che è? Oh! Via, 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 via! Via, arrivate, via, arrivate, via! Woohoo! Dicevamo. Oh, ci siamo dimenticati di lei. Vabbè. Penso che rimarrà un po' a secco. Potrebbe essere la nostra arma contro i muri. Mm.
Ehi, Muli! Guardate! Muli! C'è un pacco! Idioti! Guardali, guardali! Oh mio Dio, un pacco, un pacco! Un pacco, bro! Ah, non sono veramente io! Non mi prenderete mai! Non fermo! No! No! No, ti uccido se ti meno... Vi faccio vedere io cosa succede quando si combatte contro Sam Porter Bridges! Io ho fregato perdenti! Guarda, se il collezionista non mi scrive una lettera d'amore. Avvio stazione. Canzone di Vince. Controllo i primi. Chi si rivede? Sam Bridges. Molto bene. Benone. Secondo me tu sei una specie di prodigio, Sam. Tu sei nell'Olimpo dei migliori, se non il migliore. Finalmente. Santo cielo, che parto. Posso dire che hai destato il mio interesse per il mondo esterno? Molto bene, Sam. Fammi entrare nelle UCA. Prego, comunque. Copri zaino livello 1. Siamo vicini a quello che gli mi serve. Come te sono per le... Ossia, no, il livello 2. Ci siamo. Ok, questo lo recupereremo la prossima volta. E sarà la fine del nostro piano. Grande. Ci siamo. Ci siamo. Tutto bene, ragazzi? Ci siete rimasti un po' male? Apprezzo le tue visite. Allora. Ok. Lake Knot. Ora tutti i nostri ordini sono per... Perfetto. South Note and North Note. Allora ragazzi, abbiamo fatto dei passi avanti. Che stavano per essere tutti cancellati da questo evento. Ma siamo arrivati al capolinea di una bella sequenza di eventi. Ok.
una stupenda autostrada. Ancora non c'è qui l'autostrada? Ci manca l'auto, la strada mezzana. Cavolo. Guarda che bella che è però la natura. Le strade rendono tutto efficace, però camminare in mezzo alla natura e vedere il level design al suo massimo è veramente il top, è veramente il top. E passiamo lì. Ho disintegrato un carico. In realtà l'abbandono e completa libertà della natura all'interno della mappa di Death Stranding è qualcosa di meraviglioso, speciale. Infatti è un peccato che venga così. Appiattito, no? Dalle strade. Mi fa piacere comunque che ho preso un sacco. Beh, vedo che tra PC e console non cambia moltissimo. La situazione è questa. Ok, andiamo. Avrei dovuto prendere il pack per l'Egnet, eh. Avere della bella musica, no? Anche perché non devi districarti fra sfide, curve strette e scorciatoie per arrivare all'obiettivo prima. Ci credono molto. Spero che io non debba. E comunque non è colpa tua. Avremmo dovuto sorvegliarle meglio. Dargli un pacco alla volta per ottenere il miglior risultato, eh? Fantastico. Grazie a te. Uh-huh.
Aspetta un momento. Stavate cercando di fottermi per caso? Avvio scansione. Scansione. No. Il salvataggio prima. Quando mi sono fermato qui. Vediamo se per caso c'è l'inciuccio qua. Avvio scansione. Brutto antipatico. Dammi un momento. Ok, non so. Quindi ora non potremo utilizzare la borsa. Cioè, prossima volta. Questo esperimento. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne per ulteriori informazioni. Secondo voi ci sarà differenza o nessuna? Ok. Ok, questa è una buona notizia. Non c'è una reale differenza. E non sono arrivate email nel mezzo. Ok, ok. Buono sapersi.
Questo è un test che avrei fatto anche in privato, ma averlo fatto in diretta può essere utile. Ha un suo perché. Ci sarà parecchio da ordinare tra sangue, granate e così via, eh? Però intanto abbiamo fatto cose interessanti. Ragazzi, è andata bene. Lake Knot, un artista chirale, cominciamo ad avere... Ah! Tac, tac, tac. Monta tutto. E si carica. Alla prossima, ragazzi. Lo sapevo. Perfetti. Perfetti e perfection. A presto. Buon pranzo. E alla prossima.